Ha vinto un programma, forse il programma di maggior successo di Rai 1, che è Tale Quale. Venerdì scorso c'è stata l'ultima serata, si è proclamato vincitore non solo dell'edizione 2017, ma anche del torneo che ha visto affrontare i migliori di questa edizione con quelli della scorsa. Signori, vediamolo insieme, è Marco Carta. Mi manchi, ho sbagliato troppe volte ed è per questo, per la vita e per amore, io ti prendo adesso. For roads to be grand, we can too far, too big up, we are. Dammi la mano e torna vicino, può nascere. E allora vince questa settima edizione di Tale Quale Show, Marco Carta! Ciao Claudio. Mamma mia. Buonasera. Eccoci. Chi non gli si darebbe mezzo euro, una cosina, guarda che roba, che energia. Io ti odio, ti odio. Non è vero, io lo so. Ti ringrazio perché la tua bravura ha giustificato il fatto che io sia arrivato ultimo. Grazie, grazie. Sì, stammi un po' lontano perché... E infatti, mi sa che ti conviene, guarda. A parte, tanto come stai, perché venerdì sera hai ridotto davvero una cosa... Cioè, cantare quel... Chi era questo cantante? Io non l'ho manco riconosciuto. Steven Tyler, degli Aerosmith. Sembra detto Aerosmith con la B, ma è una M. Aerosmith. Ah, cioè, hai dovuto vincere il torneo per capire chi era il cantante. No, perché le mie M sembrano B in questo momento. Però sei in una fase... Adesso... Expettorante. Che bella notizia. Facciamone un applauso all'espettorazione, perché... Grazie. È un bel momento. Dunque, hai vinto. E volevo un po' raccontare quella che è un po' la storia di Tale Quale, perché il pubblico giustamente vede l'esibizione, ma c'è una parte, non so se la condividi, che è davvero faticosa, ma non perché siamo minatori, in miniera fanno più fatica, che è il trucco, ma ancora peggio, cioè diventare questi personaggi, tu sei un altro proprio, hai fatto... È una trasformazione completa. Noi abbiamo un documento per quanto riguarda la fatica, non è tanto le ore passate al trucco, è lo strucco, cioè quando ti tolgono tutte le... Guarda, ecco, lui si è fatto da solo. Questo era Sil, il paper sta tornando. È una cosa brutta a vedersi. Sì. È un po' complicato. Ti ha risposto lui? Sì. Cari miei cartini. Però sto tornando, perché il meglio sta arrivando. Ora sono a metà. Ciao. Beh, non sempre. Lo strucco fa male. Fa male. Fa male. Ce ne sono tre alla settimana, per chi non lo sapesse. Quello del martedì o del lunedì fa ancora peggio, perché te lo mettono e poi te lo strappano. Cioè, non c'è modo... riposare la pelle, si tolga un po'. Quindi comunque sono tre mesi difficili in toto per il trucco, lo strucco, le prove, lo stress delle corde vocali che devono cominciare a mettersi in posizioni diverse per cercare di fare la voce di qualcun altro. È veramente difficile. Io all'inizio, quando mi hanno chiesto di fare Tale Quale, ho detto ero un po' indeciso, perché sinceramente, te lo devo dire tutta, no, non mandarmi a quel paese, perché lui ha questo vizio, dovete saperlo, mi mandava sempre a quel paese. Eh sì, fai schifo, eri bravissimo, di fronte, voglio dire. Aspetta, mi sono dimenticato cosa stavo dicendo. Beh, si è messo bene anche tu, siamo una bella coppia, insomma. Mi Marco Carta, glielo ricordiamo alla famiglia. Non mi ricordo, vabbè, sono emozionato, non mi ricordo cosa sta succedendo, vabbè, è complicato, indubbiamente. È pazzesco. Però io quello che vorrei sottolineare, perché
Intanto saranno felici a Bolzano, che è la tua città d'origine, si certo. sente dall'accento. Cagliari, vero? Sì, Cagliari. Orgoglioso. Orgogliosissimo di essere sardo. Avranno festeggiato sicuramente, ma non credo che sia per tutti coloro che ti stanno vicino una grande novità, perché tu tutte le cose importanti che hai fatto hai sempre vinto con un atteggiamento che io vorrei veramente che la gente capisse, perché dietro ai personaggi ci sono le persone, e Marco è una persona meravigliosa, umile. Grazie. È vero, ma il tuo atteggiamento è quello del dire vabbè, ci provo, partecipo. Oh, non te ne sei fatta passare una, ti ricordi? 2008, 2009, no, 2008 vinci Amici. Amici. Mi c'ho una cosa... e mi emoziono anch'io, perché sei davvero, per me sei un mito, sei tra quelli che... Devo scendere anch'io, non so come si fa. No, perché non tocco i piedi, io sono basso, Claudio. Non tocco i piedi? Cioè, non tocco per terra, volevo dire. Sì, poi c'è stato Sanremo, è stato... 2009 Sanremo. Anche tanta fortuna. E tanti altri momenti in cui tu... è la fortuna. Tu hai questo meraviglioso atteggiamento che credo ti ha permesso, fra l'altro, di diventare quello che sei diventato. Perché anche la tua vita non è stata una vita facile. E abbiamo sentito delle storie, davvero, con questa giornata dedicata a Lyle, in cui ognuno di noi deve fare delle riflessioni. Ma anche tu, come tanti, dietro a questa straordinaria forza... ne hai una che ti viene dal destino che ti è stato regalato da qualcuno. Cioè, tu hai vissuto praticamente a 11 anni la tragedia, che credo sia tra le più terrificanti, della perdita di tua mamma. Hai vissuto e sei cresciuto con la zia, la nonna, che hai ringraziato, fra l'altro, se non sbaglio, alla fine della premiazione. Diciamo che non perdo occasione. Indubbiamente. E hai cantato la mia forza proprio a Sanremo quando hai vinto. So che tu non... la forza mia, scusa, so che non ne parli volentieri, no. E ti chiedo scusa, mi sono permesso di prendere secondo me questo dovere. Tu hai detto in un'intervista, perché una volta le hai accennato, una frase che, perdonami, mi sono segnato, per la quale, parole tue testuali, dicesti che la scomparsa di mamma è qualcosa che ti ha scioccato e dato lucidità. A parte la forza e a parte il fatto che hai un gancio al cielo, come diceva la canzone, cosa vuol dire lucidità? Cosa ha rappresentato? La lucidità è la consapevolezza, secondo me. È essere sempre consapevoli di qualcosa. Quando ti viene a mancare questo qualcosa... indubbiamente è per forza, un po' anche per anestetizzarsi forse dal dolore, devi buttarti su qualcosa che ti possa dare pace, ok? Questa per me è la lucidità, è la pace, è trovare qualcosa che mi possa permettere di andare avanti serenamente, perché a 30 anni non puoi essere tormentato. Però io volevo dire una cosa, non ne parlo volentieri, sai anche perché? Perché quando poi ci sono i momenti negativi nella vita, ce li abbiamo tutti, Marco va male, per dirti, o va bene, mettiamo nel caso negativo, Marco può andare male. Quando poi Marco va bene, però poverino, ha perso i genitori, quindi la gente compra dischi. No, io ho studiato, io faccio il mio mestiere con tantissimo amore e non voglio che mi si venga detto che io faccio appena per questa cosa. Quindi... evito di parlare di questo, perché io sono un ragazzo con le spalle, vado avanti con la mia testa, con il mio cervello, con il mio grandissimo orgoglio, che fa parte del carattere e anche delle radici, insomma, da dove io questo vengo. Questo è Marco Cartan, che ti ringrazio, ma davvero. Spero di riaverti per poter... sera, qui calano le luci, la bolletta costa anche questo. No, è bello sapere che dietro a un artista grandissimo, grazie, che merita la fortuna, c'è studio, fatica e soprattutto normalità. Grazie. Senti un po', Sanremo, ne abbiamo parlato. Lo vuoi, lo sogni, lo fai o non lo fai? Guarda, l'ho sognato talmente tanto che quando poi mi pongono la domanda, nel senso che poi ogni anno c'è Sanremo, lo sapevo, è una bellissima vetrina, è una bella cosa, ma... se dovesse essere, sarebbe molto bello. Se non c'è, vuol dire che devi prendere un'altra strada. Benissimo. Sappi dire che strada la prendi. Un grande, una bellissima persona, un grande artista. Marco Cartan. Grazie a tutti. Grazie. Claudio.